Eccoci qui sempre all'evento di fotografia per avere un primo contatto con il nuovissimo 500 mm XF di Fujifilm, quindi lente pensata per i corpi APS-C di casa Fuji. Presentano appunto questo nuovo 500 fisso f5.6. È la linea bianca, quindi quella tropicalizzata, quella con le migliori caratteristiche in termini di nitidezza, velocità, eccetera. Abbiamo provato qualche scatto molto veloce qui e comunque ha un'ottima nitidezza, molto veloce, ma la cosa sorprendente è che per essere un 5.6 500 mm è veramente leggera, pesa solamente 1,3 kg. In questo momento non c'è montata la staffa L, ce l'ha andata in prova senza, ma monta la staffa L con gli stessi sistemi, meccanismi e rotazioni del 150-600 che abbiamo recensito e trovate qui in alto la scheda. Come lente assomiglia molto anche esteticamente al 150-600, però appunto è molto più luminoso, perché qui a 500 mm abbiamo un f5.6 con un'incisione e una nitidezza veramente veramente elevata, soprattutto accoppiata a un sensore da 40 megapixel come l'XH, che insomma richiede tanta tanta nitidezza. Nonostante a 500 mm la messa a fuoco minima è 2.7 metri, quindi niente male, e ha parecchi selettori e ghiere per stabilizzatori eccetera, infatti è pienamente stabilizzata. Come Fuji ci abitua al selettore dei diaframmi sulla lente, ho la possibilità di andare in automatico, la possibilità di limitare il fuoco da 5 metri a infinito o full appunto, tasti programmabili di autofocus e di stabilizzatore. In generale una bella lente, costa circa 3.400 euro più o meno, però penso che per un pubblico a cui è rivolta, quindi sportivi o gente che cerca avifauna, sicuramente è una lente interessante. La vedo meglio magari accoppiata a un XH2S, una macchina un po' più sportiva, più veloce, meno megapixel ma più rapida rispetto all'XH2, ma anche con l'XH2 comunque si comporta veramente bene. In sovraimpressione vedete un po' di scatti che abbiamo realizzato per quanto possiamo qui alla fiera con questa lente. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Un saluto da Focus.